né rinnega la sua classe e la posizione raggiunta a Milano, che esploderà periodicamente dentro di lei al pensiero della vita da esiliata cui è costretta con il figlioletto. Mussolini segue con attenzione e fa controllare ogni suo movimento. Nel 1921 il cognato, Riccardo Piker, per conto della moglie, chiede e ottiene, con atto formale di assenso da parte di Mussolini, la tutela del nipote, fino ad allora sballottato da un capo all'altro d'Italia seguendo il vagabondare della madre. Ida D'Alfer continua ad incontrare personalità diverse. La maggior parte di loro la invitano alla calma, ma alla fine si schierano con il capo. Resterà sempre in competizione con Rachele, dalla quale chiede a Mussolini la separazione. Mussolini continua a lamentarsi dei messaggi della D'Alfer, affidati a scritti e a uomini politici. È una persecuzione da troncare! Al fratello Arnaldo Mussolini viene ordinato di togliere di mezzo madre e figlio. Arnaldo si mette in moto, avviando un piano strategico a largo raggio. Il 13 novembre del 1922 il Ministero dell'Interno aveva segnalato al prefetto di Trento la presenza di Ida D'Alfer. Isterica, pericolosissima, disporre il suo internamento in manicomio in caso di aggravamento.